Daniele, Marco, un'ottima prestazione, terzo posto confermato e adesso arriva il derby. Sì, diciamo che dovevamo fare questa partita, volevamo dimostrare di essere una grande squadra, dopo il primo tempo abbiamo fatto a San Siro e il secondo tempo c'era qualche ombra su di noi, però abbiamo visto i nostri errori, abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato e siamo riusciti a fare una grande partita e diciamo che il risultato è giusto, meritiamo questo terzo posto, adesso affrontiamo nel modo migliore il derby, abbiamo una settimana dove veniamo da una vittoria, siamo carichi e vogliamo sicuramente fare la nostra partita. Tu pensi che questo sarà il mese decisivo, insomma, farà capire a tutti dove può arrivare la Lazio? Non lo so, diciamo che è un mese che ti può dare autostima, dove deve arrivare a marzo si può cominciare a capire, perché poi dopo se fai bene queste partite ma sbagli le altre non vai da nessuna parte, quindi diciamo che se quella Lazio da qua a marzo rimane in classifica, allora poi alla fine abbiamo un rush finale per far bene, però puntiamo con queste partite a far bene per avere un'autostima e crescere come squadra. Di solito quando arrivano giocatori nuovi i tifosi gli chiedono una cosa sola, no? Quella, la stracittadina, la prossima, tu la senti? Come te la stai immaginando? Ma diciamo che quando uno si immagina una partita del genere spera sempre di vincerla, sarà un'emozione incredibile, poi se dovessi far gol esulterei come un matto. Sarà un po' più facile con un Felipe Anderson così? Ma Felipe Anderson è un giocatore che ti fa la differenza, ti salta l'uomo, crea superiorità numerica, poi spetta a noi farci trovare pronti al momento giusto. Un giocatore che doveva esplodere, lo sta facendo e sono contento per lui e orgoglioso di averlo in squadra. Senti, questo preciso istante, secondo te la Roma è tanto più forte della Lazio? La Roma è forte, la Roma dimostra che è seconda in classifica, sta facendo un campionato da vertice, se sono una squadra che si conoscono da un anno e mezzo, noi solo da 4-5 mesi stiamo lavorando per crescere, per arrivare al loro livello. Domenica sarà una partita che ci dirà a che punto siamo noi, ma noi non ci sentiamo assolutamente inferiori. C'è qualcosa che ti preoccupa di questa partita? Della prossima o di questa che abbiamo fatto oggi? Della prossima. Beh, sarà una partita carica di entusiasmo, con tante aspettative, tanta voglia di far bene, noi dobbiamo solamente mettere in campo lo spirito che abbiamo avuto oggi. Se facciamo una prestazione, poi qualsiasi risultato che viene, sperando che sia la vittoria per noi, però dobbiamo dimostrare di avere questa voglia di lottare su tutti i palloni che abbiamo fatto oggi. Con una certezza, no? Che ve la giocherete comunque. Ma quello sicuro, abbiamo giocato siamo giocati con tutti, non siamo mai difesi con nessuno, anzi quando siamo difesi abbiamo sempre preso batoste, oppure abbiamo fatto male come il secondo tempo contro l'Inter. Quando abbiamo cercato di fare la partita abbiamo sempre fatto bene, quindi penso che saremo sempre molto aggressivi, sempre alti, cercare di porre il nostro gioco, fare le due fasi, insomma saremo la Lazio, cerchiamo di fare la Lazio. Senti, tra l'altro stasera anche un bel gol, ti mancava? Sì, diciamo che l'avevo detto, forse il periodo novembre-dicembre ce l'ho andato vicino qualche volta, non l'avevo trovato, mi serviva, sono uno che deve fare gol, insomma, se aver trovato il gol mi aiuta, ma fa parte del mio compito. Come giudichi la tua avventura qui nella Lazio fino adesso? Che voto ti dai fino ad oggi? Ma un voto positivo, perché comunque se siamo terzi in classifica vuol dire che un piccolo contributo, qualcosa ho dato anch'io a questa squadra, però possiamo dare ancora di più tutti quanti, posso crescere ancora, più mi ambiento, più mi trovo bene, più riesco a far meglio, insomma diciamo che sto prendendo piede in questa realtà che comunque è una realtà molto grande, una realtà un po' diversa rispetto alle altre, però c'è tutto il tempo e anche i risultati ci aiutano a noi nuovi per integrarci nel modo migliore. Marco, grazie.